Benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, io sono Daniele. Oggi un tutorial su Nomad Scalp dedicato a una funzione che per il momento abbiamo tralasciato, ovvero questa qui con la forma di un vaso. Vi mostrerò quali sono le sue funzioni, come utilizzarla e come creare delle forme, dei vasi o dei bicchieri trasparenti. Vi ricordo di lasciare un like, commentare, condividere, attivare la campanella e iscrivervi, ovviamente, se non l'avete ancora fatto. Quando andiamo a selezionare questa funzione, abbiamo qui sulla sinistra delle opzioni. Possiamo utilizzare una linea o un tracciato. Io seleziono una curva. Questa mi permetterà di creare la forma del mio oggetto tramite sempre un tracciato, ma in maniera un po' più libera, mentre se selezioniamo la funzione tracciato andremo fin da subito a selezionare i punti che definiscono la forma del tracciato. Come funziona? Come potete vedere, si è attivata subito questa icona con scritto fisso. Questa ci mostra la linea centrale da cui poi, tramite il nostro tracciato, verrà creata la massa, ovvero il raggio partirà, il raggio del nostro oggetto circolare, del nostro vaso, del nostro bicchiere, partirà da questa linea centrale. Quindi potete utilizzarla o non utilizzarla, io per comodità la tengo sempre sott'occhio. Abbiamo poi un'altra funzione che si chiama SP Line, che ci aiuta ad ammorbidire il tracciato. Quindi quando abbiamo creato la nostra forma, con un semplice click andremo a rifinire un po' le curve. Per adesso vi mostro le funzioni in maniera basilare. C'è anche questa icona chiamata chiuso, con questa simbolo dell'infinito, ma ve lo mostro tra un secondo. Andiamo a creare il nostro primo tracciato, quindi tiro una linea e arrivo vicino al raggio. Come potete vedere, si è creata subito una massa. Come vi ho detto prima, tramite il punto centrale si è creato un raggio, quindi abbiamo determinato la larghezza del nostro vaso e abbiamo creato una massa con la forma del nostro tracciato. In questo caso la massa sarà piena, ma tramite questa voce apertura possiamo decidere di creare già la scalanatura. Come potete vedere, si è già creata. Qui sotto, con il pallino blu, possiamo determinare in maniera più accurata il raggio, in modo tale da andare a chiudere. Ma come potete vedere, si è richiuso. Quindi, se io riseleziono raggio, avrò un secondo raggio nella parte superiore. L'unico problema è che questo creerà una scalanatura all'interno del mio oggetto dal punto A al punto B, quindi creando una sorta di cono, una scalanatura a forma di cono. Se noi invece vogliamo ottenere un vero e proprio vaso, un vero e proprio contenitore, dovremmo andare a selezionare la funzione che vi ho detto prima, questa con il simbolo dell'infinito. Questa creerà un tracciato chiuso, quindi andando a spostare poi il mio tracciato determineremo lo spessore del nostro involucro. Con un click aggiungiamo in maniera molto semplice il punto in cui il nostro tracciato va a modificarsi. Dopodiché utilizziamo la parte finale come raggio per andare a chiuderlo. E una volta che siamo soddisfatti, ci basterà un click e avremo ottenuto un vaso, un recipiente. Possiamo ovviamente aumentarne la risoluzione in modo tale da avere un vaso più liscio e possiamo andare a renderlo trasparente. Quindi selezione pittura, ci spostiamo sulla colorazione nera, mettiamo disturbo a 0, metallicità a 0, dipingiamo tutto il nostro vaso. Adesso tralasciamo che non ho chiuso bene la nostra massa, quindi è rimasto un buchino, ma
questo è solo un video dimostrativo per farvi capire le funzioni di questi strumenti. Dopodiché mi sposto sulla voce materiali e attivo additivo. Attivandolo, come vedete, si è già creata una massa trasparente. Tramite l'opacità possiamo accentuarne la visibilità e ovviamente si può aumentare anche quanto il nostro oggetto va a riflettere la luce. Se portiamo a zero scomparirà, quindi comunque abbiamo bisogno di tenere un'intensità molto alta. Ed eccoci qua. Qualora volessimo riempire il nostro contenitore trasparente con un'altra massa, lo possiamo fare in svariati modi, ma possiamo ovviamente utilizzare la stessa funzione di prima per avere già una forma un po' più accurata. Quindi ci basta tornare sulla nostra icona, selezionare curva, avere attivo la funzione fisso, metterci frontalmente al nostro oggetto e poi andare a selezionare il nostro oggetto. Ok, se clicchiamo su specchio ci specchierà in maniera speculare il nostro oggetto. A me va bene così, lo convalido, dopodiché non mi resta altro che spostarlo. Quindi mi metto su Gimso, lo porto al centro del mio vaso e una volta che sono soddisfatto della posizione del mio materiale, una volta soddisfatto posso dargli una finitura, quindi un colore, creare un liquido all'interno o dare una finitura più o meno opaca al nostro materiale. Quindi spostandomi vicino alla colorazione bianca do il dipingi tutto, sempre disturbo al minimo e metallicità al minimo, materiale, additivo. Come potete vedere abbiamo creato una massa con un'opacità più elevata di prima, ma sempre trasparente. Ovviamente possiamo andare a aumentarne la risoluzione in modo tale che non si notino le facce della nostra massa e poi possiamo dargli un po' di forma, renderlo un po' più fluido, un po' più verosimile a un liquido, a una massa che si muove. Con il mio strumento trascina vado a creare delle imperfezioni all'interno e come potete vedere in pochi passaggi abbiamo ottenuto un involucro trasparente con all'interno un liquido. Per aggiungere dettagli possiamo sempre aggiungere delle sfere utilizzando lo stesso metodo di lavoro, ottenere quindi delle gocce di liquido da posizionare per creare degli effetti particolari. Possiamo aggiungere delle luci per effettuare un gioco di luce all'interno del nostro bicchiere, andando a selezionare anche uno sfondo magari più scuro e posizionando meglio le luci. Possiamo aggiungere altre masse all'interno. Proviamo per esempio ad aggiungere un cubetto di ghiaccio. Seleziono il mio parallelepipedo, lo convalido, me lo porto più in su, ne aumento la risoluzione . Okay. Ne diminuiamo la grandezza. Ovviamente il nostro cubetto di ghiaccio non è perfetto, non ha i lati perfetti, quindi andiamo a modificarlo un po'. Direi di spostare un po' le facce in modo tale da ottenere un parallelepipedo un po' irregolare. Quando sono soddisfatto della forma del mio cubetto di ghiaccio aggiungo anche una texture, utilizzo il pennello e un pennello texture, c'è un video dedicato, se ve lo siete persi andate a recuperarlo, dove mostro come creare i pennelli su Procreate. Selezioniamone una a caso, tanto l'idea è quella semplicemente di trasformare la superficie rendendola più irregolare in modo tale che la luce la attraversi in maniera differente e crei l'effetto ghiaccio all'interno
del nostro cubetto di ghiaccio. Una volta che ne abbiamo modificato l'aspetto, quindi non ci resta che andarlo a colorare. Selezioniamo sempre magari un bianco, dipingi tutto. Mi sposto su additivo e come potete vedere abbiamo creato un cubetto di ghiaccio. Ovviamente se utilizzate un colore del liquido differente risalterà di più il vostro cubetto di ghiaccio. Vado quindi a farmene un duplicato. Eccoci qua. E una volta che abbiamo il nostro bicchiere con acqua e ghiaccio, ci spostiamo sulla funzione post processing. L'abbiamo già vista altre volte. Ovviamente tramite il bagliore diffuso tutti gli additivi che hanno una colorazione tendente al bianco brilleranno di luce propria, ma in questo caso a noi non interessa, quindi lo disattiviamo. Possiamo aumentare l'occlusione ambientale o la profondità di campo, quindi rendere magari un po' sfocato da lontano, aggiungere una vignettatura, possiamo decidere di cambiare l'impostazione su ambientale e come potete vedere in pochi semplici passaggi abbiamo creato un bicchiere con all'interno un liquido e dei cubetti di ghiaccio. Vi ricordo di lasciare un like, commentare, condividere, attivare la campanella e ovviamente iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Ciao!